Buonasera amici della Premier League, abbiamo qui con noi Pesce, incredibile partita questa sera al Palachecco di Lubriano, spettacolare pareggio tra il Sunderland e il Southampton per 5-5, che dire, sfortunatissimo il Southampton, soprattutto nel finale Pesce. Soprattutto sì, nell'ultimo abbiamo avuto l'occasione di andare in vantaggio e chiudere la partita. Siamo passati sopra tante volte, ci siamo fatti recuperare e è andata così, dobbiamo migliorare a controllare più il gioco e a mantenere l'equilibrio del risultato, questo. Tanta sfortuna soprattutto nell'ultima occasione, due salvataggi sulla linea. Esatto, sì. Ci si può credere. E purtroppo anche un'ingenuità sul calcio di punizione, non si è capito forse il portiere con la barriera. Sì, il portiere forse è uscito troppo, i nostri due difensori sono rimasti sui pali e è andata così. Cosa vi ha detto il presidente mister Bordacchini al termine della partita? Il presidente sempre complimenti ci fa e sempre dare il massimo, questo è il calcio, sempre così. Giovedì un altro appuntamento alle ore 22 contro la capolista il Newcastle. Stavolta non è Premier League ma è FA Cup. L'obiettivo qual è, caro Pesce? Puntare in alto, a differenza di questa Premier League, che siamo comunque a metà classifica, media alta, e cerchiamo di rifarci con questa FA Cup. Poi mi sembra di vedere quando il Southampton incontra squadre più forti, dimostra di avere carattere, mentre con le più piccole soffre un po'. Un po' come il Sassuolo, dobbiamo fare questo paragone. Così, forse dobbiamo mettere lo stesso impegno, quello l'impegno che mettiamo con quelle alte, lo dobbiamo mettere con quelle che stanno medio o basso alla classifica. Ringrazio Pesce e il Southampton per lo spettacolo offerto questa sera. Ciao, Ciao grazie. Pesce, ciao a tutti e buonanotte amici della Premier League.